ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi le completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Allora, ragazzi, volevo portarvi di nuovo il Contucom e visto che ve lo porto ne approfitto per farvi vedere che si può passare anche il Terrobyte. Raga, allora, requisiti: oppressor, un amico che ci dà una mano, ragazzi, che ci dà il Terrobyte o la macchina, la moto che sia, il nostro com con l'apposito veicolo all'interno, vuoto, pieno, è uguale, e ci servirà l'attico di lusso del casino con all'interno questa attività che vi lascerò in descrizione sia per Play sia per Xbox, ragazzi. Quindi a questo punto ci richiamiamo il com sia noi che il nostro amico, l'oppressor e il veicolo da donare, ragazzi. Dopodiché ci dirigiamo all'interno dell'attico di lusso. Una volta che siamo all'interno, ragazzi, dovremmo avere messo questa attività che vi ho detto prima, lascio in descrizione. Una volta che abbiamo aggiunto questa attività, dovremmo partecipare su Anawak o comunque sia, regà, qualcuno che sta in mira diversa dalla nostra. Allora, per Xbox delle volte è buggato, quindi vi consiglio di aprire il menu di pausa e fare guarda giocatore su Anawak, che funziona alla stessa maniera. Quindi accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio. Invece per tutti gli altri che ce l'hanno tra gli amici normalmente, che funziona bene, vi unite alla partita, fate partecipa al gioco e accettate il primo e rifiutate il secondo messaggio. A meno che non vi dia il messaggio dell'MC, ragazzi, quindi accettate il primo, accettate anche il secondo, quello dell'MC, e poi rifiutate il terzo. Quindi a questo punto dobbiamo metterci in questa posizione, ragazzi, in modo da stare sia dentro il cerchio dell'attività sia col menu aperto a sinistra, ok? Quindi a questo punto cliccate una volta A o X e spammate freccia destra. Se vi succede come è successo a me, ragazzi, vi faccio vedere che non succede niente di grave. Avete sbagliato, vuol dire che non avete fatto freccia destra in tempo, oppure che non eravate dentro il cerchio giallo dell'attività. Per Play delle volte il cerchio è buggato all'interno del muro, quindi basta che state attaccati al muro. Quindi una volta che siamo sopra, ragazzi, di nuovo facciamo partecipa su Anawak, accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo messaggio, e a questo punto ci andiamo a mettere nel solito angolino in modo da stare dentro l'attività e avere il menu in alto a sinistra. A questo punto cliccate A e freccia destra su casino, e se siete invece da Play cliccate X e spammate freccia destra. Il risultato sarà questo, ragazzi, che vi dovrà far cadere sotto mappa. Quindi una volta che siete sicuri di essere nella posizione giusta, cliccate A e freccia destra o X e freccia destra. Se state volando sotto mappa come sta succedendo a me, regà, vuol dire che vi state buggando nella maniera corretta. A questo punto ci dirigiamo dove abbiamo i com dal parcheggio del casinò e gli diciamo al nostro amico di mettere un veicolo dietro al nostro com. A questo punto noi dovremmo salire sull'oppressor, e una volta che siamo sull'oppressor ci mettiamo sopra la macchina, e una volta che siamo sopra la macchina, ragazzi, schiacciamo freccia destra una volta. Se vi fa entrare, ragazzi, vi dovete rifare tutto da capo. Quindi a questo punto, se il glitch ha funzionato, aprite il menu interazione, vi allontanate, mandate l'oppressor al deposito, se no lo perdete, ragazzi, fondamentale. Non rompetemi i coglioni che poi dite che non l'ho detto, lo sto dicendo, e anche bene. A questo punto vi richiedete il veicolo da sacrificare, che io lo chiamerò dal B2 del Knight, ma è indifferente, ragazzi, non ce ne frega assolutamente niente. L'importante è che chiamiamo il veicolo da sacrificare. Una volta che il veicolo da sacrificare è spawnato in mappa, ragazzi, possiamo dire al nostro amico di iniziare ad entrare dentro il suo com, mentre noi saliamo sul suo veicolo, in questo caso il Terrobyte. Una volta che siamo all'interno del Terrobyte, il nostro amico è all'interno del suo com, regà, gli diciamo di invitarci dal menu interazione, dovrà invitarci dentro il suo com. E a questo punto ci arriverà l'invito, come vedete in basso a sinistra. Accettiamo l'invito, ragazzi, e saremo in questa schermata nera.
Dopo circa 5 o 10 secondi, per sicurezza ragazzi aspettate sempre 5 o 10 secondi, potete chiudere il gioco e avete preso la macchina. Oppure potete aprire il menu Xbox OBS e staccare la connessione. Oppure ragazzi dateci un pugno alla console e poi ve ne comprate un'altra. Comunque sia ragazzi, io spero che il mio video vi piaccia, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e al respawn quando riavviate il gioco avrete il vostro mezzo nel com. Bella raga, alla prossima!